Volete crediti per snipperare, eh? Allora passate da fifacoin.com e applicate lo sconto il cine minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. 2 anni sono passati, ragazzi, da quando ho incominciato a sniperare su FIFA ufficialmente. E in tutto questo tempo io ho imparato sempre di più a sniperare meglio, più velocemente, con anche i tasti, il joystick, l'esperienza. Non essere, ad esempio, bannato dal mercato facendo dei trucchetti e stando attento al tempo tra una sniperata e l'altra per evitare tutti questi guai. Poi, purtroppo, a metà di FIFA 19 ho iniziato ad abbandonare i video del King dello Sniping, semplicemente perché molte volte sniperavo per conto mio, oppure cercavo di fare un po' di crediti, magari mi dimenticavo di registrare, e devo dirvi che il King si è un po' lasciato andare. Ma oggi sono qui per annunciarvi che il King sta tornando, ragazzi. Sta tornando più forte di prima e snipererà tantissime cose quest'anno. Non solo FIFA, e quindi ci sono dei progetti che ho in mente per il canale, non soltanto riguardo a FIFA, ma anche ad altre cose. Ma la cosa fondamentale, ragazzi, è che torneranno tutti i video di sniping FIFA 20 dall'inizio del gioco, magari con dei giocatori più bassi di overall, così potete anche vedere che cosa snipero durante le giornate, sia poi video in cui cercherò di sniperare icone, di sniperare once to watch, giocatori altissimi di overall. Quindi spero che voi mi abbiate aspettato tutto questo tempo per questo momento. Prima di incominciare questo video, ragazzi, sotto in descrizione socialdeshop.com, dove potete acquistare le vostre magliette a prezzo bassissimo, come questa qui del PSG che ho su. Ovviamente ci sono tantissime magliette, come questa qui di Momo Salah del Liverpool, che ha perso contro il Napoli, ma si possono trovare anche polo come questa qui del Real Madrid. Sono tutte bellissime, quindi se volete sotto in descrizione socialdeshop.com. Quindi oggi vi porto le migliori sniperate che ho fatto da FIFA 18 fino a FIFA 19, aspettando appunto il ritorno del King dello Sniping su FIFA 20. Eccolo! Preso! 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 Milinkovic-Savic! Milinkovic-Savic! Tiff! Tiff! Non so più! Sto andando full retard! Eccolo qui, ragazzi! Oh! 97! 97! Mamma mia! Ce l'abbiamo fatta! Ti abbiamo sniperato, Douglas Costa! Non si sa come fa e per quale motivo ce la fa. Raga, non so cosa dirvi, non so cosa dirvi, ragazzi. Metti sulla lista, cioè, vedete, per questo mi piace, per questo mi piace lo sniping. Sarà 192, 191, 192.000. Oh, shit, man! 170.000! 170.000 crediti e lo rivendiamo per 190. Vai così! Vai così! Chi è il re? Chi è il re ora? Eh? Sentiamo? Venduti? Velarde! Adesso lo prendo. Ancora? No! Va, vaffan bagno, Baines! Ma vattela pigliava! Vattela pigliava, Baines! Guarda te che cavolo! Se dobbiamo stare qua a biddare continuamente perché il mio joystick si sta spaccando, che lo mette a meno di 180.000 crediti. No! Ragazzi, l'ho preso un golo. No, c'ho la lista tra
trasferimenti piena. Adesso come faccio? No ragazzi, dobbiamo assolutamente vendere qualcuno. C'è Hope che sta andando full retard. Ma noi l'abbiamo preso, sniperato, N'Golo Kanté. Invia tutti gli oggetti al club. Adesso dobbiamo aspettare che qualcuno venga venduto nella mia lista trasferimenti, se no non possiamo prendere. Ma l'abbiamo sniperato, ci abbiamo fatto anche soltanto 2k, se riusciamo a venderlo a 191-192.000. Ma comunque ho preso N'Golo. Abbiamo fatto 2400 crediti così facili facili, sniperando questo Kanté. E dopo N'Golo, come non possiamo sniperare anche in culo? Quindi andiamo a vedere, il suo prezzo sta intorno ai 700 crediti, quindi adesso andremo a sniperarlo a meno di 500, perché sennò questa sniperata non avrebbe un senso. No, figa, figa. Vabbè, l'ho preso lo stesso. Si vede che nessuno sta sniperando un culo, perché ho preso un culo. Quindi No! Oh my god! Presa! Ce l'ho fatta! Anche se l'ho pintato, ce l'ho fatta! L'andiamo a rimettere subito, ragazzi! Mamma mia! Alessandro Nesta, 88! Andiamo a rimetterla a 440.000! Mamma mia! Oh, non si stoppa più! Che cazzo è sta roba? Madò! Ho detto l'ho persa, e invece i miei fottuti occhi, non ci vedo più, raga, peggio delle seghe. Ok, mamma mia, 158.000 crediti, raga, ma com'è possibile? Incominciamo veramente benissimo, cioè vale 185, raga. Questo Varan vale 185. Cioè, ci ho fatto così 20k togliendo le tasse, perché comunque, cioè, su questi giocatori le tasse sono tante, ma non lo so, non mi sono neanche riscaldato, e subito Varan. Subito! Mamma mia, rega, madonna. Quest'anno, ragazzi, il king dello sniping, secondo me, fa di quelle cose. Ok, ragazzi, andiamo a metterlo. No, non nello scarta, eh. Oh, torno ai 420-430. Madonna, 3,90! Raga, ma com'è possibile che la gente lo metta a questo prezzo? Conserva subito. Ma non è possibile, eh. Vai, eh. Cioè, comunque su questo... Ok, eccolo! Mamma mia, 2,75! No, dai, ma basta, FIFA. Basta, FIFA. Cioè, quest'anno tra i pack opening, Kanté. Cioè, non è possibile, raga. Non è possibile, raga. Come, non so come spiegarlo. Ma non avete capito una cosa. Cioè, io adesso vado a cercare il prezzo di Kanté sul sito. C'è 314k. Il che vuol dire che ricevo 298.300 crediti. 140k. Sì, vabbè, ma comunque, cioè, non è possibile. La gente, come fa a metterlo a 110 e io sniperarlo così? Cioè, senza neanche fare troppe cose. Un 5. Madonna mia! 27.750, rega! Cioè, ci ho guadagnato quasi 4.000 crediti su sto giocatore. Ma non è possibile! Eccolo! Madonna! Oh, quando c'è quella linetta lì, non so mai! 72k! Mamma mia, ragazzi, ma non c'è nessuno che li sta sniperando. O sto avendo culo io e sono praticamente velocissimo, perché questa è l'unica spiegazione. Cioè, ci ho fatto 15k quasi. L'ho controllato un attimo fa, più o meno. Siamo su quel prezzo! Ma... No, cioè, ragazzi, non è possibile. Cioè, guardate, pure doppione, ragazzi, ma non so io. Quindi,
ragazzi, spero che questa compilation di video vi sia piaciuta. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Seguitemi anche sulla pagina di Instagram, dove posto foto, stories, quando snipero, quando mi sto bevendo un po' di acqua. Mi raccomando, il King dello sniping ha bisogno di tutto il vostro supporto per questo FIFA 20. Noi ci vediamo con l'uscita del gioco. Un saluto dal Cina e bella lì.